Tanti auguri! Tanti auguri signora! Tanti auguri! Grazie a tutti, non è che io non ho fatto niente. Tanti auguri! Grazie a tutti, non è che io non ho fatto niente. Arrivederci. Ciao Mila! La paziente è arrivata con una frattura d'anca. Avendo saputo che era Covid positiva, è stato ovviamente approntato tutto il percorso migliore, protettivo, sia per i pazienti ricoverati in ortopedia, sia per i sanitari che evidentemente l'hanno avuta in cura. E ovviamente ha avuto un passaggio dall'ortopedia alla rianimazione, che ovviamente si sono preoccupati di gestirne il decorso postoperatorio, e poi da noi, dove abbiamo completato l'iter diagnostico terapeutico. Oggi è grande la soddisfazione, perché noi abbiamo avuto purtroppo, come credo il resto d'Italia, quindi la paziente che ha 97 anni, è una paziente che evidentemente ci riempie di soddisfazioni. È la dimostrazione che un lavoro, una gestione multidisciplinare in grado di dare al paziente un esito molto favorevole. Il senso di appartenenza di gruppo, l'organizzazione, l'umanità che è stata dimostrata nei confronti di questa persona in particolare, ma di tutti coloro, per un virus che in realtà ha sconvolto tutti quanti. C'è stato un momento di vero isolamento dove stare vicino ai pazienti è stato difficile, fare percepire la cura. Il sistema sanitario sta funzionando e lo sta dimostrando, e queste sono le dimostrazioni più tangibili. Quando l'impegno del medico, dell'infermiere, dell'ausiliario e di tutta la macchina riesce a dare queste risposte, questo è il miglior ripago per tutto quello che è stato fatto.